un mammografo ed un ecografo di ultima generazione. Queste le donazioni al centro senologico dell'ospedale San Donato di Arezzo per un investimento di circa 370.000 euro. Il Calcite fa il suo bene, il suo mestiere di promuovere salute, di sviluppare partecipazione democratica in una città attiva, capace di insomma, innovarsi giorno dopo giorno per il bene dei cittadini. Io ricordo che nell'84 da giovanissima cronista chiesi al presidente Pertini, che era in visita qua ad Arezzo a inaugurare la prima sede del Calcite al vecchio ospedale, gli dissi: ma presidente, lei viene a inaugurare una cosa che di fatto è il fallimento del pubblico, no? Immaginando che venendo da un'associazione, quindi da una cosa terza, fosse questo. Lui mi rispose dicendomi: l'associazionismo è parte della nostra società. E io da quel momento, ringraziando il presidente Pertini, ho davvero immaginato la costruzione di una società che è coesione sociale, che è stare tutti insieme per un obiettivo. L'associazionismo è questo, il Calcite per noi è un punto di riferimento. Oggi con questa donazione siamo sicuri di aver messo il nostro centro di senologia di Arezzo fra i migliori centri della Toscana, dell'Italia e direi anche mondiali. Il carcinoma alla mammella è la neoplasia più frequente nelle donne ed è responsabile del 14,3% delle morti per cancro nel sesso femminile. Sono circa 300 i casi diagnosticati ogni anno nell'Aretino. Grazie all'esame mammografico la mortalità del tumore mammario può essere ridotta del 30% e aumentano anche le opzioni terapeutiche. Negli ultimi anni sono emerse tecniche che, se aggiunte alla mammografia, sembrano in grado di superare alcuni limiti dell'esame stesso, tra queste la mammografia con mezzo di contrasto e la tomosintesi. Il nuovo strumento donato dal Calcit è in grado di effettuare entrambi gli esami. Sostanzialmente per quello che riguarda la diagnostica di screening non cambia nulla, perché il mammografo è sovrapponibile agli altri strumenti che sono presenti nell'ambito provinciale. In più vi sono due moduli di secondo livello necessari qualora si renda necessario discernere una lesione dubbia.